e all'improvviso appare bella, fa di sé bella improvvisa mostra, fuori da quel cespuglio buio e oscuro, come a teatro in scena compaiono Diana fuori da un bosco o Venere, Citerea, fuori da una caverna, Speco, ombrosa. E come si mostra, dice, la pace sia con te, davanti a te Dio difenda il mio buon nome, fama, e non permetta, comporti contro ogni ragionevolezza, che di me tu abbia un'idea così falsa, l'idea che lei si sia mai concessa a qualcuno. Mai con tanta felicità e tanto stupore una madre guardò, levò gli occhi, il figlio che aveva sospirato e pianto dandolo per morto, dopo che sentì tornar l'esercito senza di lui, come con tanta felicità e tanto stupore il saracino si vide comparire davanti all'improvviso i dolci atteggiamenti e la nobile figura, alta presenza e il reale aspetto di angelo, di angelica. Pieno di dolce affetto amoroso, corse verso la sua donna, la sua dea, diva, che lo tenne stretto con le braccia al collo, ciò che in Catai forse non avrebbe fatto. Avendo tra le sue braccia seco costui, pensò alla terra paterna, al patrio regno, al posto in cui è nata, natio ricetto. Subito in lei si riaccende, s'avviva la speranza di rivedere presto, tosto, la sua ricca casa, stanza. Ella gli racconta, gli rende conto completamente ciò che accadde dal giorno in cui chiese aiuto, mandato fu da lei a domandar soccorso, in Oriente al re dei Sericani e dei Nabatei, e come Orlando spesso la protesse dalla morte, dal disonore, dalle situazioni pericolose, casi rei, e gli disse che il fiore virginale lo aveva intatto, salvo come l'aveva avuto dal grembo materno. Era vero, forse, però non molto credibile per chi fosse padrone, signore, del proprio intelletto, senso suo, ma a lui, sacripante, sembrò con facilità possibile, poiché era perso in un errore ben più grave. Ciò che l'uomo vede, amore gli rende invisibile, e ciò che non si vede, amore lo fa vedere. E ciò fu creduto, poiché l'infelice, il miser, è solito creder, dar credenza a ciò che vuole.